a tutti e benvenuti nella mia cucina, tipo Benedetta Parodi. Stasera cuciniamo polpette al sugo e poi vi tengo un po' di compagnia con la mia routine serale. Ciao, a dopo! Cena fatta, tavola messa a posto, adesso mi manca fare solo la cucina. Buongiorno! Oggi 19 marzo, festa del papà, quindi un bacione grande e tanti 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 auguri a tutti i papà del mondo, auguri anche al mio papà. Oggi giornata creativa, faremo insieme a Sergio, il mio bimbo, un piccolo pensierino per il suo papà e andremo ad utilizzare qualche materiale da riciclo. Allora, lui adesso è in camera che si sta vestendo, mentre io qua ho già preparato il materiale che ci serve. Niente, passiamo una giornata insieme. A dopo. Buongiorno. Buongiorno. È finito, aprilo, gira le manine così si vedono verso di me. Aspetta. Ok, allora, ora di pranzo. Marito che ha portato la spesa, noi non usciamo, però lui lavora alla Conad, quindi in questa cosa siamo un po' agevolati e riesco ad avere magari quello che mi necessita senza dover uscire fuori di casa, perché essendo che lui lavora lì, poi la sera quando torno, comunque quando finisce il turno, mi porta insomma il tutto il necessario. Io colgo l'occasione comunque anche per ringraziare chi lavora nei supermercati, perché credetemi, stanno facendo dei turni allucinanti, dei turni stressanti e lavorano ogni giorno consapevoli del fatto che in questo momento c'è tanta tensione, c'è
un malumore, quindi cercano di essere ancora più accoglienti verso chi va a fare la spesa e non è facile, non è davvero facile. Comunque, torno a farvi vedere la spesa perché vediamo se riesco a fare un'inquadratura diversa. No, non ci riesco. Aspettate un attimo. Ok, la spesa è questa qui. Volevo fare un vuota la spesa, uno svuota la spesa veloce. Anche perché tutto quello che lui mi ha portato sono dei prodotti in promozione al 50% al Conad fino mi pare al 22 di marzo. Quindi c'è la pasta garofalo, l'Eloriana, il mare aperto, il tonno a pochissimo, la Petti in promozione e tante altre cose. Io ovviamente le ho già lavate, le ho lavate anche con un po' di bicarbonato e adesso le preparo e facciamo un po' di merenda. Oggi è 20 marzo, venerdì 20 marzo. Ci eravamo lasciate ieri con una bella tazza di fragole e oggi vi ho ripreso con dei fondi del caffè della mia colazione. Voi direte: ma che cosa ci farai mai? Ho deciso di farmi uno scrub al caffè che penso che tutte lo conoscerete, però avevo intenzione di farmi anche io questo scrub, visto che è uno scrub che io utilizzo una volta a settimana e mi trovo veramente bene. Volevo farvi vedere come utilizzo io i fondi del caffè per questo scrub, che è semplicissimo, pochissimi prodotti servono.
Devo dire che lascia la pelle molto morbida e idratata tantissimo. L'unica cosa è che una volta finito di fare lo scrub, siccome all'interno si va ad inserire 4 cucchiai di olio, ovviamente quando poi si va a risciacquare sentite la pelle che è molto oleosa. Quindi vi consiglio, dopo aver fatto lo scrub, ma come in genere qualsiasi scrub che uno fa, è meglio andare a detergere di nuovo il viso in maniera da levare questo eccesso di olio che si va a depositare sulla pelle. Il risultato è fantastico, anche perché, come vi dicevo, lascia la pelle idratata perché appunto l'olio ha questo effetto di idratazione e lo scrub va a lasciarla liscia e morbida perché viene fatto appunto con il caffè e ho messo anche all'interno un po' di zucchero di canna. Io vi lascio alle immagini dello scrub, in maniera che se volete potete replicarlo voi a casa. Se sapete di altre tipologie di scrub da poter fare in casa, fatemelo sapere lasciando qualche commento giù nel video. Io vi mando un bacione grande e ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Per gli iscritti al canale, se attivate la campanella, vi arriverà una notifica dove vi avviserà ogni qualvolta ci sarà un nuovo video per voi. E per chi ancora non si è iscritto, beh, se vuole, noi siamo qui a tenervi compagnia. Quindi iscrivetevi al canale e aiutateci a crescere. Un bacione e a presto, ciao!